Patto sulla formazione e istruzione con il ministro Bianchi. Ai nostri microfoni Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, al termine dell'incontro di stamane con la firma sul patto degli statali fra il premier Draghi, il ministro Brunetta e i sindacati, anticipa un accordo sulla scuola martedì 16. Sentiamolo. Questo, vorrei che fosse chiaro, è un protocollo generale. Tra l'altro, con il ministro della scuola ha convocato un incontro martedì 16. Per avviare una discussione specifica sia sui terreni dell'istruzione che sui terreni della formazione. Quella di oggi è un protocollo di indirizzo che indica gli obiettivi che condivisi e che indica i terreni su cui agire. Come realizzare questi obiettivi attraverso accordi precisi, questo è il lavoro che inizia. Venerdì c'è un confronto convocato dal ministro Brunetta con tutte le parti sindacali relativamente a questo accordo e martedì mattina il 16 è già stato convocato un incontro da parte del ministro dell'istruzione Bianchi per discutere con le organizzazioni sindacali di un possibile patto sulla formazione e sull'istruzione. Come ho detto prima, abbiamo avviato un confronto anche con il ministro del lavoro, sia sull'estensione del blocco dei licenziamenti, sia sulla riforma degli ammortizzatori sociali, così come abbiamo oggi ribadito la necessità che si avvii un confronto sulla riforma fiscale e che si avvii un confronto anche sui piani da presentare in Europa e ribadiamo che al centro ci deve essere creare lavoro per i giovani, per le donne e per il Mezzogiorno.